Mi è stato chiesto di riassumere l'intervento che è stato condotto e il senso di questo intervento. L'intervento parlava di partnership con le agenzie del territorio e con la comunità. Proprio la richiesta era stata, rispondeva un po' a un timore che aveva l'organizzazione del convegno, una parola che compare molte volte sulla Carta di Toronto ed è una parola che rischia di essere abusata, come tutte le parole troppo usate diventano un po' parole camaleonte, molto pericolose, cioè gli operatori che lavorano intorno a un tavolo per progettare, ognuno assegna a questa parola un significato che però è diverso da quello assegnato da un altro operatore. E allora il tentativo di effettuare una rappresentazione sintetica dal punto di vista metodologico delle diverse facce che può assumere il concetto di partnership, perché è proprio per questo che nella Carta di Toronto questa parola viene ripetuta più volte. Quindi sinteticamente potremmo dire che ci siamo mossi in questa relazione in una sintesi tra partnership che trovano al centro agenzie, i cosiddetti stakeholder, portatori di interesse, portatori di potere da una parte, da un'altra parte come altra polarità, quelle in cui invece abbiamo la comunità che è centrale nella progettazione della partnership, no? Quindi attraverso queste due polarità sono state poi esplorati i livelli intermedi organizzativi, cosa vuol dire lavoro di rete con le agenzie, quali sono possono essere le responsabilità reciproche, quale il ruolo della comunità in questi due poli. Consultare e come deliberare, no, sono due parole completamente diverse che si portano anche tecniche differenti. Consultare la comunità vuol dire darle comunque una dignità di portatrice di informazioni che le agenzie non hanno, ma intorno a obiettivi già predefiniti, intorno a interessi che possono essere esplicitati, ma diciamo è un uso strumentale dell'informazione che dalla comunità deriva. Deliberare con la comunità prevede un'accezione di responsabilità della comunità completamente diversa, che prevede una volontà, una vision di formazione al senso civico, alla una democrazia deliberativa di una comunità che si rimpossessa delle proprie possibilità di scegliere, non solo capacità, possibilità di scegliere, no? Si è parlato anche di equità, altri temi sono stati trattati e quindi un po' questo è l'inquadramento che è stato alla fine segnato, delineato.